Senatore Di Stefano, oggi presentate questa raccolta firme per ripristinare le preferenze nella legge elettorale. Sì, noi crediamo che ci sia questa situazione di stallo a livello parlamentare che non è più sopportabile. C'è questo distacco enorme che si è venuto a verificare tra l'elettore e l'eletto, tra la politica e gli amministrati. Noi riteniamo che oggi più che mai, anche per rilegare il parlamentare al territorio, bisogna tornare al sistema delle preferenze, che è il sistema più diretto, che permette al cittadino di scegliere il proprio rappresentante in Parlamento, ma che permette anche di scegliere il proprio governo e il proprio rappresentante come presidente del Consiglio. Ci stiamo muovendo in tutta Italia, speriamo che questa iniziativa venga anche raccolta a livello parlamentare. Questa proposta parlamentare è già stata presentata al Senato, prima firma Quagliariello e Gasparri, e di cui sono firmatario anch'io. Ne abbiamo discusso prima dell'estate con incontri anche col Presidente Berlusconi. Oggi lo presentiamo non come Popolo di Libertà ma come Fondazione dei Cantieri Abruzzo, perché riteniamo che questo desiderio di tornare a scegliere i propri eletti sia un desiderio trasversale non soltanto al popolo del centrodestra. E allora, per evitare che il simbolo di un partito possa impedire a qualche elettore che ritiene giusta questa scelta di sottoscrivere questa nostra petizione, abbiamo preferito farlo con un'associazione culturale. Noi ci mobiliteremo su tutto il territorio regionale il prossimo weekend, sabato e domenica prossima. Contiamo di trasmetterlo a Roma entro un paio di settimane, visto che proprio in questi giorni si è verificato la nuova impasse in commissione per la legge elettorale. Crediamo che una spinta, un impulso dal territorio possa essere di aiuto a trovare al più presto la soluzione.